Il mastino napoletano è l'erede dell'antico molosso, il quale, secondo la maggioranza dei cinologi, ebbe origini asiatiche, discendendo probabilmente da un primitivo cane da guardia tibetano di grossa mole, oggi scomparso almeno nella sua forma più imponente, i cui epigoni si sparsero dall'India subimalayana fino all'Asia Minore e ai domini assiro-babilonesi. Sulle navi fenice, assieme ad altre merci pregiate, anche questi cani raggiunsero le coste europee, dove con adattamenti climatici e incroci con soggetti locali, dettero origine a varie razze molossoidi. I romani li apprezzarono molto per la loro forza e il coraggio a tutta prova, e li adoperarono sia come pugnaces combattenti nelle arene, sia come guardiani nelle fattorie. Rischiò comunque l'estinzione durante l'ultima guerra. Lo Standard descrive il mastino napoletano come un cane da guardia e da difesa, brachimorfo e brachicefalo, alto da 65 a 75 cm al garrese, pesante da 50 a 70 kg. Non c'è penalizzazione se oltrepassa alquanto questo peso. Si sono visti i mastini superare gli 85 kg, mentre un peso inferiore al minimo suddetto ricade nel difetto dell'insieme leggero. Le dimensioni delle femmine sono inferiori di circa il 15%. Il mastino è il cane da guardia per eccellenza, nato per questo compito che assolve fino all'abnegazione. Come tale, è generalmente poco propenso alla confidenza verso gli estranei. Il suo istinto lo induce a diffidarne di primacchito, tanto più se sente che hanno paura di lui. Poi, tutt'al più, se vede trattarsi di persone a voi gradite, elargisce loro una neutrale indifferenza. Per ovviare a eccessi di ombrosità, dovete abituarlo fin da giovane a stare in mezzo alla gente, sia fuori che in casa. Il mastino riserva il suo sviscerato affetto unicamente al suo padrone e ai suoi familiari e non gradisce che altri si intromettano in questo suo rapporto esclusivo. Un mastino senza un preciso padrone è un cane psichicamente incompleto, essendogli mancato quel punto di riferimento di cui sembra avere un estremo bisogno. È intelligentissimo, contegnoso, abitudinario, osservatore e ha una memoria da elefante. Cerca in tutti i modi di indovinare i vostri pensieri per compiacervi. Non battetelo mai. Basta il tono della vostra voce a significargli un rimprovero. Se proprio l'ha fatta grossa, tutt'al più colpitelo sulla schiena con un giornale piegato. Capirà subito la reprimenda e sarà contrito del misfatto. Col mastino si ha spesso l'impressione di avere a che fare con una persona, più che con un animale. Il mastino non è un cane d'appartamento. Necessita di spazio, un giardino, un cortile, un terreno, insomma, ove muoversi, prendere il sole, guardare verso il mondo esterno. Nei vostri comandi al mastino non mettete collera, ma fermezza sì. Si dice che alcuni vecchi mastinari del napoletano addestrassero i loro mastini ad attaccare improvvisamente a un segnale convenzionale, che poteva essere una innocente parola inserita in un discorso qualsiasi o un tocco impercettibile sul fianco dell'animale. I cuccioli sono tutti graziosi. Neanche un esperto può prevedere il loro sviluppo, legato a imperscrutabili combinazioni di geni in un'ancor fresca restaurazione del tipo. Ma qualche indizio l'esperto lo può ricavare da certi particolari. La sua bellezza statuaria e contegnosa, il suo sguardo penetrante e antico, la sua fedeltà a tutta prova, la sua potenza incredibile quando è scatenato, destano ovunque un'entusiastica ammirazione. Lo abbiamo visto beniamino di molti divi dello schermo, precursore Rodolfo Valentino nel 1922, e apparire anche in serial importanti della TV, come AD, I Promessi Sposi, La Piovra 5. Apparizioni fugaci, perché è un cane impegnativo da manovrare, se non altro per il peso e la forza, per cui può trascinare via un accompagnatore esile e inesperto o che non abbia su di lui una consolidata autorità. Solo alla sua morte vi accorgerete del vuoto che lascia nel vostro cuore e ricorderete a lungo i minimi particolari della sua rassicurante presenza nella vostra casa. E desidererete subito procurarvene un altro.